due parole anche per chiudere. Allora, la prima cosa che ho fatto, quanto manca una sola tappa, vero, per rovinarmi tutta la carriera, se quella che mi rimane. Allora, è bene che dica le cose come stanno. Allora, una prima cosa che ho fatto nell'entrare nel Comitato Tecnico Scientifico del Terremoto, del Sisma dell'Italia Centrale, del commissario, è quello che ho detto ad Errani e quello che ho detto al commissario Iannelli, che è quello della sovrintendenza del Ministero dei Beni Ambientali. Sono due commissari straordinari, uno per lo Stato, per il Consiglio dei Ministri, l'altro Iannelli per il Ministero dei Beni Ambientali, Culturali, eccetera. Ho detto, prima di cominciare, cerchiamo di fare una cosa. Cerchiamo di uniformare il sapere. Facciamo in modo che chi sta da una parte e dall'altra della scrivania si possa confrontare su un lessico comune, cioè che si possa in qualche maniera, no, usare gli stessi termini, no? Le stesse tecnologie, forse non è possibile. Ma perché dico questo? Perché in realtà mi sono trovato in situazioni di questo tipo. E qui è bene dire come stanno le cose, che però provengono un po' da lontano, in particolare dall'interno delle università. Perché dall'esterno dell'università non si può più fare niente, non esistono più maestri. Quindi la prima critica che faccio, la faccio alle professioni. Ma non esistono più maestri perché non c'è più tempo per fare i maestri, perché la burocrazia ti ammazza e quindi è difficile avere quel tempo per far crescere il proprio apprendista stregone. Quindi già metto da una parte che dall'esterno no. Vediamo cosa succede all'interno. Mi sono trovato più volte in commissioni nei quali ci sono contrapposti proprio due tavoli da una parte e dall'altra, ci sono gli ingegneri strutturisti, estensori magari delle normative, e dall'altra parte ci sono gli architetti, perché poi è una carriera da architetti per la parte che riguarda la tutela dei beni ambientali. Bene, incontriamoci e parliamone. Quali possono essere i punti comuni, i luoghi di interregno, quale può essere? Allora, da una parte esce fuori, dobbiamo raggiungere il coefficiente X. Dall'altra parte è chiaro che è subito scompensato il coefficiente X in questi ambiti. Come facciamo noi a garantire il coefficiente X? E poi forse da quella parte non si sa neanche qual è il coefficiente X e a che cosa si riferisce il coefficiente X, e quindi comincia il diavolo, esce fuori. Le due cose sono tra loro assolutamente divergenti e provengono dall'università e non dovrebbero neanche mettersi in confronto. Tant'è che la prima cosa che dico e che ho detto, invece di parlare di coefficienti e di negatività assolute, che perché tutto ciò che facciamo poi rientra nell'ambito della irreversibilità, come si dice, quindi non si dovrebbe fare niente, adesso l'irreversibilità anche all'interno della muratura, cioè pensate, anche nel fare un foro è irreversibile, quindi non si fa niente. Allora il concetto, dicevo prima, di ruderizzazione diventa quello giusto, crolla e ti saluto, poi la rimetti su, se poi dentro ci stanno 200 persone mentre stanno lì, vabbè, crolla. Però al di là di questo, quello che dico, facciamo una cosa, facciamo un passaggio, indichiamo quali possono essere prima di tutto le tecnologie, partiamo proprio da zero, le tecnologie che insieme potremmo approvare utili, esaustive, risolutive, eccetera, che poi non sono risolutive per tutto, ma diciamo queste sono tecniche che possono essere per certi versi usate. Partiamo dall'artigianato, come diciamo sempre con Andrea, no? I vari Andrea, il mio allievo di Andrea Dari, e partiamo dall'artigianato, vediamo cosa avrebbe fatto un artigiano per risolvere un problema, vediamo come questo problema non altera la cosa, eccetera. Quindi la prima cosa che dico, e poi lo dico all'industria, eccetera, facciamo in modo, lo dico a loro, che l'intervento non sia per esempio monotematico, è una delle cose che è più dannosa possibile. Pensare che una tecnologia risolva tutto sempre è assolutamente assurdo. Quindi si possono combinare le tecnologie tra di loro perché non influenzino dal punto di vista, come dire, del bene, e nello stesso tempo che siano efficaci, perché non tutte possono risolvere tutto, possono essere combinate. Beh, questa cosa, poi un'altra cosa che ho detto, siamo in un momento di sisma e quindi di emergenza, non bastano le persone. E allora queste persone questo personale deve essere incrementato, e così è, perché lo Stato ha incrementato anche il personale in quegli ambiti, sia nei comuni che nelle regioni, che nelle sovrintendenze sono state aumentate. Ma allora, questa gente la vogliamo istruire?
Cioè, vogliamo fare in modo che quelli che stanno poi dall'altra parte abbiano la capacità di dare un giudizio a qualcosa che viene proposto? Perché chi non sa dice sempre no. Chi non sa dall'altra parte che cos'è, quale valore ha quella tecnica, o se risolve o come, siccome non la conosce, dice sempre no. E poi sta dalla parte di chi può dire no. Però è un no strano. È un no strano, è un no senza responsabilità. È stranissima questa. Perché quando dico no, e tu chiaramente li accontenti, li ristori, ti ritrovi in una condizione per cui, siccome non è scritto quel no, ti ritrovi per pur di uscire fuori da sta storia del no e del progetto che viene negato, e vabbè, no. E allora c'è il collega che mi diceva prima, c'era una torre che io ho lasciato storta, perché quelli dicevano no. La torre che era stata deformata e l'ho dovuta lasciare. Allora questa cosa che io ho detto, ma lo sai che quella torre poi in realtà non porta la firma loro, porta la tua? Sì, però la risposta è umanamente, logicamente, dice, ma io come facevo a rimuovere questa situazione se non c'erano quelle condizioni per poter dialogare? Anche questo è un paradosso. Dove comincia il paradosso? Il paradosso comincia all'interno dell'università, noi ce lo dobbiamo dire, ma io ho cominciato dicendo che purtroppo il paradosso e le colpe sono anche all'esterno, con i professionisti e con i maestri che non ci sono più. Allora prendiamoci un po' di pezzi per ognuno, no? Di responsabilità. L'interno dell'università da 30 anni, 40, l'università ha fatto una diversificazione. All'interno della facoltà di ingegneria prevale la modellazione e basta, dall'altra parte prevale la composizione e basta, cioè prevalgono le forme e dall'altra parte prevalgono i numeri. Le tecniche stanno in mezzo, ci sono alcuni settori e alcuni istituti all'interno, dipartimenti all'interno delle facoltà che poi alla fin fine se ne stanno crescendo perché capiscono che quella è la cosa. E la cosa particolare, sapete qual è? È che mentre gli ingegneri hanno un mercato, ma sono all'interno di una riserva indiana, perché sono quelli che sono ritenuti così e che fanno quello e sono inaffidabili perché sanno solo far quello, dall'altra parte ci sarà un'altra riserva indiana che sa solamente dire no perché non sa qual è la possibilità di dire sì. Capito qual è il gioco? E questi mondi si sono allontanati per questo. Non possiamo dire che la sovrintendenza è costituzionale. Io ho lavorato veramente dal 76-77 che lavoro con le sovrintendenze e che ha vissuto, vi assicuro che il momento attuale è un momento veramente difficile, perché io ho dialogato con persone come il professore Dalla Negra, che ha vissuto, quanti anni ha detto, 18, 19, quanti erano, 19 dentro, e che ha convissuto con me in accordi sulla risoluzione. Non supportami il tuo progetto che vedo, no, questo non mi piace. No, ci si mette a tavolino e si ritrova la soluzione. È cambiato il mondo, sono cambiati i soggetti. I soggetti non sono più accostabili perché stanno, stranamente, e questo è un altro fatto di carattere psicologico, umano, eccetera, stranamente hanno in un ruolo di censura, se vogliamo, e di decisione, per cui si barica dietro questo ruolo senza portare nessun contributo per la risoluzione del problema. E allora le chiese crollano. Quando io faccio vedere queste chiese mi dicono no, non me le voglio vedere. Come non le voglio vedere? Queste sono crollate tutte, no, non le voglio vedere. E perché? Perché in realtà la condizione mette, è l'unica cosa che dà risalto al fatto che forse dovremmo, come dicevo, impegnare le cerchiature hanno funzionato, sono brutte le cerchiature, perché vogliono dire che sono belle, però in realtà nella storia si è visto che se un pilastro non ci mettevi la cerchiatura d'acciaio, che poi una volta non era neanche stretta ma era messa a caldo, e il pilastro veniva giù, che vogliamo far venire giù il pilastro, non c'erano i modi neanche per sostituirle, eccetera. Quindi si facevano le cerchiature brutte. Oggi magari quella cerchiatura, se fosse una tecnica nuova, non te la farebbero fare. Cioè, capito qual è il discorso? È un fatto di cultura, o cresciamo oppure è finita. Noi non dialogheremo più, perché ritorneremo a cercare il coefficiente per vincere la scommessa e la gara, oppure dall'altra parte avere il concetto di inamovibilità e quindi ruderizzazione. Se crollano le rifacciamo, riprendiamo, che poi il concetto è riprendiamo gli stessi materiali e li mettiamo su, anche questo vediamo quando, non è detto.
vediamo come, vediamo quando. C'era qui il geologo che fa l'analisi diffrattografica delle malte, vediamo se queste malte possono essere tritate, rimosse. C'è tutta una serie di cose che fa parte di una cultura alla quale dobbiamo attingere, ma se quella cultura non c'è, noi non attingiamo da nessuna parte. E dico questo, io vi assicuro, l'ultima la dico perché tanto posso dirla, ma non in negativo, perché non è in negativo. Diceva Andrea che Andrea Dari, che i commenti al nostro percorso sono commenti per cui, ragazzi, adesso ci mancate anche voi che ci mettete i dubbi, ma io sto tanto bene, c'è una normativa che mi sta tranquilla, io metto dentro i numeri, i programmi ce l'ho e ho finito il gioco. Dove vado adesso a mettermi il dubbio? Mannaggia, farò bene in quel muro perché la disgregazione, la duttilità è troppa e poca, è depauperata, eccetera. Ma questo, ma chi? Cioè, questi sono altri soggetti che vivono la professione non in termini di risoluzione artigianale, perché domani ci vadano persone che possano essere salvate oppure i tuoi figli, eccetera. Concetti per cui un progetto è una pratica e non è più una manifestazione del proprio sapere, del proprio intelletto e della propria formazione culturale e scientifica. Ultima cosa, questo nostro percorso, tanto per dirla, anche per streaming, ha portato alcune reazioni, sono interessanti, che sono quelle di che stanno studiando soggetti come poter far intervenire all'interno della modellazione l'accelerazione verticale, come far intervenire all'interno della modellazione il depauperamento della duttilità in ragione di un numero di sismi. Quel modello che aveva fatto vedere Cecilia Zampa, esatto, che tardava a crollare perché era stata messa una catena verticale. Esatto, quindi ci sono dei focolai di scienza che si sta muovendo perché possano, senza voler rinnegare la normativa, questo è fondamentale, dare a noi soggetti anche degli strumenti per poter inserire questi dubbi che sono, e altrimenti non potremo mai risolverli. Quindi io vi ringrazio, siete stati molto gentili veramente a rimanere con noi, grazie di tutto.